si mangiano le lenticchie con la pasta e le melanzane di più. Lorenzo vuole solo lenticchie senza pasta. Con invece con la pasta. Certo. Tutto a posto Lorenzo. Da 40 anni? E certo. Il segreto del nostro matrimonio, Lore, è che ci siamo sempre sopportati l'un l'altro, nei giorni belli e nei giorni cattivi. E spero che funzioni ancora, perché ne sono passati di anni, più di 40 anni, eh? Mi ha fatto fare i capelli bianchi. Già, certamente sì. Qualcuno deve cedere sempre, perché non sempre l'uomo o la donna ha ragione, la donna o l'uomo. Però se c'è comprensione, sì, e c'è un rispetto, prima o poi vedi che piano piano si ricomincia un'altra volta a parlare, la coppia funziona. Però se tutti e due si impuntano, oh, io sono così, io sono qua, io vado da mamma, e in quel caso no, quando uno si sposa deve stare a casa sua, nel buono, nel brutto, e convivere bene, parlare. Tanto parlarne anche dopo un'arrabbiatura, una lite, una qualsiasi cosa, confrontarsi. Ho trovato l'album di quando ci siamo sposati, ma da quando è che non lo vedevo? Poi ti farò vedere una cosa, Lorenzo. E adesso stai aprendo uno scrigno della nostra vita, dei nostri 40 anni. E ci sono delle foto bellissime, ma anche tristi. Come eravamo? Dei nostri che non ci sono più. Eccoci. Questo ero io, il giorno del mio matrimonio, vedi? Qua stiamo in chiesa. Portavo una ventina di chili in meno. Ecco, guarda qua, guarda. Già mi ha preso per il collo, vedi? Già. Mm. 29 luglio del 72 ci siamo sposati. Lorenzo invece è nato il 21 maggio del 73. Che arriverà il giorno anche per lui? Vai! Chiudiamo questa parentesi. Io vorrei vedere adesso soltanto una cosa. I due album dei miei figli insieme a questo. Morirei soddisfatto di tutto ciò che ho fatto. Stop!